Guardate che mare, ragazzi, oggi, eh? Piove e c'è una bella mareggiata. E io voglio provare a trovare qualcosa nella spiaggia oggi, perché volevo andare in montagna, ma in montagna la situazione è peggiore. Guardate, non c'è neanche bisogno di scavare. E ce li prendiamo. Io sono qui col mio metal detector, cioè che qualche pazzo mi si butta in acqua, nonostante la bandiera rossa. Pazzesco, eh? Poi quando se ne vanno a cercare, dunque dicevo, siamo in versione metal detector impermeabile con la custodia, quindi, perché questo non è subacqueo, qui piove un po', ma si può fare. Ok, iniziamo. No, non ci credo, guardate, anche i bambini. Ma i genitori? Allora, finalmente ho trovato una scheda SD per la mia GoPro. Quindi stavo dicendo, oggi il mare è molto incazzato, però c'è anche una leggera pioggia. Vi ho salutato, buongiorno a tutti. Ho fatto già delle prove prima, ma c'era un po' di movimento e quindi ho preferito tornare qui. Ok, andiamo a vedere. Passiamo qui. Oggi il mare è bello incazzato, eh? Volevo andare in una zona boschiva vicino a casa, però non ci sono andato perché sta piovendo più forte da quelle parti, quindi wow. Che dite? Proviamo? Sì, sì, iniziamo. Vamos. È la prima volta che vado a fare metal detecting con la pioggia. Quindi mi sono messo un impermeabile sopra, una copertura. Wow, che mare!
almeno ha smesso di piovere, però dai. Osserviamo i lati positivi della cosa. Poi volevo fare un ringraziamento a tutti quelli che si sono iscritti, ai miei iscritti, ai miei nuovi iscritti, perché stiamo crescendo. Sono contento che vi piaccia questo argomento, perché mi sono accorto che è una passione che ci accomuna in tanti. Anche qui da noi sono talmente diffusi che è sempre più difficile trovare zone che sono battute, comunque poco battute. Niente, metallino e muto. Il mare no. E ricomincia a piovere. Capito, prendiamo il ragioniere. Paura di sapere che cos'è. Questa è una lattina. Allo? Niente. Parli italiano? No. Vediamo un po'. Moni. Ok.
27. Ok. Ragazzi, oggi non è stata una giornata particolarmente fruttuosa, però ho trovato qualche moneta, qualche euro, niente di che, però mi sono divertito. Ci sono questi ragazzini tedeschi, queste simpatiche canaglie, e gli ho lasciato il pinpointer, mi seguono incuriositi tantissimo da questo modo di esplorare, di scoprire i tesori. Che mare. Quindi io direi che per oggi è tutto, che possiamo prepararci per tornarcene a casa. Dal mare incazzato della Sardegna vi mando tantissimi saluti, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli, ciao ciao.